Benvenuti a tutti, siamo qui nella sede civica a Porto San Giorgio, Viale Don Minzoni numero 5. Iniziamo con una serie di incontri successivi all'inaugurazione della sede dello scorso sabato per dare un segnale di vita a questa città. Ogni sabato noi alle 6 del pomeriggio ci ritroviamo per un evento di qualche tipo, condividere un momento, in questo caso un momento culturale nel quale diamo occasione a dei giovani del territorio che rappresentano delle eccellenze di mettersi in mostra, in vetrina, perché se c'è una cosa nella quale manchiamo tutti è la promozione di noi stessi. Vi presenterò due persone, Giulia Segreti di Porto San Giorgio e Marco Cognigni di Torre di Palme, diciamo Porto San Giorgio Alta perché noi conquisteremo Torre di Palme nel programma elettorale, anche Salvano, prendiamo tutto, Marina Palmense, conquisteremo tutto. E quindi due San Giorgisi a tutti gli effetti che ho conosciuto in questi anni social. Io sono entrato nel mondo dei social con la campagna elettorale del 2012. Ho iniziato a prenderci gusto, a girare, vado su YouTube e trovo dei personaggi, questi due signori qui, giovani, 24-25 anni, che sono delle star. Hanno realizzato ben 9 milioni di visualizzazioni. Hanno un canale di YouTube con 22.000 iscritti. Su Facebook 11.000. E sono di Porto San Giorgio e Torre di Palme. Che cosa fanno? Da circa 3 anni, dal 2014, correggetemi se sbaglio, fanno doppiaggio di film, fanno letture anche su commissione. Dico soltanto che tra il settembre e l'ottobre del 2016 sono stati alla Mondadori a Roma a presentare dei libri per letture su commissione. Sono stati su Canale 5 a ottobre con una clip che ha ottenuto tante visualizzazioni per un doppiaggio che avevano fatto di un film, se non ricordo male. Quindi abbiamo due autentiche star del web a Porto San Giorgio, nel territorio, e i sangiorgesi sostanzialmente, il fermano non lo sa, non li cerca, non li premia. Noi li utilizziamo e li mettiamo in vetrina come eccellenze. Peraltro la sfida è importante, se volete può scattare l'applauso, perché due ragazzi giovani che da soli emergono grazie ai social, non rappresentano una cosa di tutti i giorni in una società vecchia come la nostra, in una città purtroppo decadente come la nostra. La sfida qual è? È quella di rilanciare Porto San Giorgio. Allora ho sfidato questi due giovani ad individuare 4 letture di loro gradimento, 2 e 2, da trarre da libro, da film, per vedere qual era la loro visione della città, anche in considerazione del personaggio che sono un po' pure io. Quindi, come mi immaginate o come vorreste Porto San Giorgio in questo particolare contesto? Hanno individuato delle letture, ve le presenteranno e rappresentano queste letture, questi film, dei momenti topici della nostra cultura contemporanea, che magari qualcuno conosce, vuoi per diletto perché avrà visto il film, o perché magari con un maggior piglio culturale avrà letto il libro, o perché magari per studi classici, perché sono di mezzo anche studi classici, possono aver acquisito negli anni al liceo piuttosto che altrove. Quindi vi lascio a Giulia Segreti e a Marco Cognigni. Prego, in bocca al lupo, buon lavoro.